Sto facendo questo battuto mediamente fine, fatto di carote, un pochino di sedano e un cipollotto, perché andiamo a fare una bella zuppa di funghi e castagne. Accendo il fuoco, metto un po' d'olio e vado a mettere il battuto e cominciamo a farlo rosolare bene. Nel frattempo vado a pulire i funghi. Questi sono dei funghi champignon, poi ho dei pletorius, ho anche dei porcini congelati, un po' di funghi misti, diciamo. Fateli a pezzi abbastanza grossolani. Poi, a vostro gusto personale, io l'aggiungo, ma voi, come dicevo, a vostro gusto, un po' di peperoncino. A questo punto andiamo ad aggiungere i funghi. Opla. Vado ad aggiungere anche il porcino congelato, lo lascerò intero, forse questi un pochino più grandi le taglio a strisce. Se non avete dei porcini congelati, forse ancora meglio, sono dei funghi secchi. A questo punto vado ad aggiungere il brodo vegetale, del semplice brodo vegetale, quindi questo è qui che sta bollendo, c'è un po' di sedano, una carota, una cipolla, quindi semplicissimo. E andiamo a coprire. E a questo punto portiamo avanti la cottura per circa una venticinquina di minuti, all'incirca. Coperto a fuoco, diciamo medio-basso. Ed ecco qua, ormai la nostra zuppa è praticamente pronta e andiamo ad aggiungere castagne. Queste sono castagne, semplici castagne che noi abbiamo lessato per circa una quarantina di minuti, le abbiamo sgusciate, sbucciate per bene. E a questo punto andiamo una parte a frullarla e una parte la lasceremo intera. Vado a prendere un po' della nostra zuppa, questo servirà anche a dargli un po' di densità, e mettiamo almeno una buona metà delle nostre castagne. Il resto poi dopo lo metteremo nella zuppa direttamente. E a questo punto vado a mettere direttamente nella zuppa di funghi e poi vado ad aggiungere queste castagne, però le spezzetto leggermente, in modo tale che non siano, poi non rimangano tutte intere, e andiamo a inserirle nella zuppa. Ora facciamo riprendere velocemente il bollore e poi andiamo a servire. Vado ad assaggiare anche per sentire se la quantità di sale è corretta, perché ora abbiamo messo le castagne che comunque tendono ad avere un sapore dolciastro. Buona, però secondo me ci vuole ancora un po' di sale. Molto buona. Ecco qua. Ecco qua. Opla. Sono il solito confusionario, naturalmente. Sporco sempre. Ecco qua. È un piatto invernale, però è buonissimo. Zuppa di funghi e castagne. Buon appetito.